Cari amici di Viaggi Molise e di Tele Molise, è tutto pronto per assistere alla nascita di Gesù Cristo, rappresentata dalla 35esima edizione del Presepe Vivente a San Polo Matese. Tra vicoli e angoli suggestivi del paese, gli attori sono in scena per raccontare più da vicino il grande mistero. Rimanete con noi. Siamo negli spazi della vecchia scuola di San Polo Matese, siamo in compagnia della signora Rita. I preparativi fervono, qui gli organizzatori aiutano i figuranti a vestirsi, a scegliere gli abiti, ovviamente adatti ad ogni ruolo. Signora Rita, lei che parte farà? Io sono Elisabetta, ogni anno rivesto il ruolo di Elisabetta, perché avanti con gli anni, quindi i vestiti sono quelli scelti da loro per il ruolo di Elisabetta e niente, ormai sono diversi anni che vengo qui, è una parte recitata, una parte che non tutti vogliono fare, proprio perché c'è il Magnificat di Maria in questa scena e c'è questo incontro molto toccante tra le due cugine, quindi tutte e due, Elisabetta che nonostante fosse ormai non più fertile era incinta e quindi opera sempre dell'Onnipotente, Maria anch'essa incinta che va ad aiutarla, e c'è questo incontro molto toccante tra le due donne. Allora io ogni anno cambio partner, perché come ben sai poi la Maria deve essere piccolina, non deve essere una ragazza matura, e quest'anno avrò una bambina, 13 anni avrà, la Francesca. Devo dire la verità, ogni anno mi tocca questa cosa, ogni anno, e niente, noi invogliamo sempre, io ogni anno lo dico, invoglio sempre i ragazzi a venire, però se tu guardi un po' in giro, ragazzi ce ne sono molto molto pochi, preferiscono tutti andare da Erode, non ho capito il perché, le signorine, vabbè. Signora Rita, un ruolo importante, quello suo, appunto, quello di Santa Elisabetta, tanti anni che lo interpreta, ogni volta come si prepara? Allora, io mi preparo quest'anno per l'anno prossimo, perché per quest'anno mi sono già preparata tutto l'anno, nel senso che non si può perdere mai di vista quello che sono le scritture, quindi ripetersi, leggere proprio i passi della Bibbia, viverli proprio nella mente questi, è come quando devi girare un film, quindi calarti nella parte, non so bene come spiegarti, immedesimarti nel tempo e nella persona, quindi è una cosa molto difficile, però insomma cerchiamo di fare il nostro meglio. Assolutamente sì, e allora buona serata e buon presepe. Grazie cara, al prossimo anno. Ai blocchi di partenza della Sacra Natività, bene, il maestro Angelo Di Petta e Maria Emanuele con l'associazione Zampognari del Matese, prontissimi per questo evento. Sì, siamo prontissimi ed emozionati. Sono tanti anni che facciamo questo presepe, però ogni volta l'emozione è sempre nuova e sempre più forte. Un evento, questo del Presepe Vivente di San Polo, che unisce la fede, la storia e la tradizione locale. Sì, questa è la nostra cultura di zampognari, pastori, e unisce appunto la fede, le tradizioni e le origini, le nostre radici. Anche perché la zampogna è un simbolo del paese stesso. Sì, la zampogna è un simbolo, è proprio un simbolo di San Polo, più di zampognari che la zampogna, perché comunque noi non costruiamo la zampogna, però essendo zampognari dobbiamo avere per forza la zampogna, quindi automaticamente anche la zampogna diventa simbolo di San Polo Matese. E voi sarete ad accogliere i tanti visitatori proprio su alla capanna. Sì, saremo lì ad accogliere i visitatori e annunciare proprio la natività, è nato Gesù Bambino. Tu scendi dalle stelle
La signora Pasqualina è prontissima per andare in scena. Che ruolo ha stasera? Con Maria. Elisabetta. Elisabetta. Quindi sarà una specie di aiutante di Maria Elisabetta? Sì. È tesa, divertita, curiosa? No, è il quinto anno che lo faccio. Sempre la stessa parte? Sì, sempre la stessa parte, Elisabetta. Buona serata. Grazie anche a lei. Ed eccoci qui in compagnia del signor Pasquale, che è arrivato nel punto di raccolta di questa 35esima edizione del Presepe Vivente a San Polo Matese, in compagnia di Orso, il suo pastore abruzzese. Pastore abruzzese, sì. Pronti? La transumanza. È il cane della transumanza. Certo. È uno dei paesi con le tradizioni più antiche e quindi ci ha fatto piacere essere presenti in questa manifestazione. Perché no, unire la storia del posto con la fede, con le tradizioni. E non trascurando gli animali che poi sono frutto della tradizione. Questo è un cane della tradizione dei pastori, il pastore abruzzese, o meglio il mastino abruzzese, il cane che, senza il quale il pastore non poteva non accudire le pecore. Se le mangiavano. E anche il signor Giovanni è pronto e vestito, un abito importante, un cappello importante per un ruolo importante, importante. Che parte farà? Il re maggio. Melchiorre, Gaspare o Baldassare? Sa Baldassare, sì. Chi dei tre? Diciamo Baldassare. Oh, bene, e allora i suoi colleghi dove sono? Si saranno già vestiti, stanno andando, sono andato già alla... E allora vada anche lei, che se non si fa... Mi riporto, siccome c'è anche tre partecipanti, aspetto che si vestano loro e andiamo via. Tutto. A posto, allora buon divertimento. Grazie, grazie. Signor Giuseppe, la stanno preparando con dovizia di particolari, i costumi sono perfetti, il suo ruolo invece quale sarà? Falegname. È divertito, è teso, è curioso. No, divertito, perché poi è divertimento qua. Da quanti anni prende parte all'evento? Saranno una decina d'anni, più o meno. La cosa che le piace di più qual è? Del presepe un po' tutto, però fatto quasi sempre la parte del falegname, o falegname o fabbro. Va bene, allora... Per celebrare l'artigianato, quale occasione migliore? Buona serata, buon divertimento. Grazie. Incontriamo la piccola Asia che ha? 11 anni. Che parte avrai? L'angelo che viene in sogno a Giuseppe. È un angelo importante allora, un momento significativo, una scena dall'alto valore, no? E che cosa dice questo angelo a Giuseppe? Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua sposa, perché ciò che è stato concepito da lei viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Ed eccoci qui, dunque Asa in anteprima ci ha svelato la sua parte, la sua battuta, quindi un dogma, il vero e proprio dogma della fede, giusto? Sì, giusto. E allora Asia, buon presepe e diverti. Grazie mille. Marvin e Domenico, pronti per partire? Che farete stasera? I pastori. Girerete per il paese o avrete una posizione fissa? Avremo una posizione fissa. Posizione fissa vicino al fuoco. Vicino al fuoco, ragazzi, allora buon divertimento. Grazie. Marco, un ruolo importante, il tuo, che... segnò le sorti dell'umanità. Erode andava cercando Gesù, però non è riuscito a trovarlo, quindi diciamo che è una scena importante, il ruolo del re degli ebrei, quindi è una scena che tocca fare un po' a tutti quanti, anche nel corso degli anni, e ogni anno diciamo cambiamo scena, cambiamo attore, cambiamo un po' tutto quanto, però è bello partecipare per questo. Come ti senti in queste vesti allora? Mi sento un po' così, no? Alla ricerca di Gesù, diciamo il salvatore del mondo, però è sempre bello partecipare, organizzare, dare una mano per questo paese.